Buonasera a tutti, soprattutto ai più piccini, perché è arrivato il momento delle coccole della buonanotte. Mettetevi comodi, luce soffusa e gustatevi una bella storia. E poi le coccole continueranno anche per i più grandi, con musica, poesia e magari il consiglio per un bel libro, un film o una serie TV. Ma adesso, silenzio, che la storia sta per cominciare. Buonasera a tutti, sono Serena e sono una volontaria del programma Nati per Leggere. Questa sera vorrei presentarvi un libro che è premio Andersen 2016 come miglior libro 0-6 anni. Si intitola Sulla collina, Linda Sara e Benji Davis, edizioni Gira l'angolo. Due scatole di cartone, abbastanza grandi per starci dentro, abbastanza grandi per nascondersi. Uto e Leo le portano ogni giorno su, sulla collina. Certe volte sono re, soldati di ventura, astronauti. Certe volte sono pirati che solcano cieli e mari in tempesta, ma sempre, sempre sono grandi amici. Navigano, corrono, saltano, volano, chiacchierano e ridono. Lui e Leo stanno in silenzio, osservano i piccoli movimenti nella valle, si sentono grandi come re dei giganti. A Uto piace questo ritmo a due. E poi un lunedì, c'è un tempo da lupi, incontrano un altro bambino. Ha una scatola e vuole unirsi a loro. Si chiama Samu. Ha osservato Uto e Leo ogni giorno e finalmente ha trovato una scatola abbastanza grande e il coraggio di chiedere se può giocare. Leo sorride e dice «Certo!» E così i tre si mettono nelle loro scatole a guardare un piccolo falco e le nuvole passare. Certe volte sono cacciatori di draghi, buoni vicini, arditi scalatori. Ma Uto si sente strano. Una sera Uto distrugge la sua scatola. Ci salta su, la calpesta, la riduce a pezzi. Il papà dal salotto gli urla di smetterla. Adesso basta! Uto ha deciso. Non salirà più sulla collina. Leo e Samu qualche volta passano a chiamarlo. Uto li evita, preferisce stare a casa a disegnare. Di solito disegna due scatole, una accanto all'altra. Ma gli manca Leo. Gli mancano i loro costelli di cartone sulla collina. Un giorno bussano alla porta. Sente la voce di Samu. «Abbiamo una casa per te! Dai, su! Per favore, vieni fuori!» Tutto quello che Uto riesce a vedere, sbirciando dalle tende, è una scatola. Ma è molto, molto più di una semplice scatola. Ha un sacco di cose attaccate, scintillanti e sventolanti, come enormi aquiloni. E poi i colori, e poi i suoni, e poi le ruote. Così, l'enorme scatola su ruote, la chiamano Megarobo, viene trainata sulla collina. È meravigliosa! Un incredibile mostro, creatura, scatola cosa! È un razzo supersonico esplosivo, un triplo jet transformer, uno splendente, scintillante re. Dentro ci sono perfino delle scatole, una con i biscotti e una con la limonata. A Uto piace Samu. Samu è gentile. Samu è divertente. Samu è audace e coraggioso. A Uto piace il tempo trascorso insieme, la loro Samu-Leo-utitudine. Gli piace il loro ritmo a tre. È nuovo ed è bello. E
Ben ritrovati a Radio Somma Libera. Oggi con noi abbiamo Serena e Sara del gruppo Nati per Leggere. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Michela. Ciao e benvenute, grazie per aver accettato la nostra intervista. Partiamo con il capire un po' che cos'è questo gruppo Nati per Leggere e come nasce. A voi la parola. Allora, innanzitutto grazie a voi per averci invitato. Io sono Sara e sono referente per i volontari di questo gruppo che è nato da qualche anno. In realtà Nati per Leggere è un programma che nasce nel 1999. Lo scorso anno ha festeggiato 20 anni e con grandi feste, veramente tantissime iniziative. E che cos'è Nati per Leggere? Nati per Leggere è un programma. È un programma nazionale che vuole promuovere la lettura in famiglia e nasce grazie al supporto di 3 associazioni. La prima è l'Associazione Culturale di Pediatri e per questo voglio citare la nostra, diciamo, coordinatrice e da cui nasce tutto, che è Chiara Di Francesco, che è la pediatra, diciamo, a cui noi facciamo riferimento, che grazie a lei il gruppo della nostra zona è nato. Chiara è una pediatra che, vabbè, vive a Cassano, ma gestisce il suo studio a Terno. Poi, sempre, diciamo, Nati per Leggere nasce grazie quindi all'Associazione Culturale Pediatri, all'Associazione Italiana delle Biblioteche e al Centro per la Salute del Bambino. È scientificamente provato che leggere ai bambini ha proprio dei vantaggi. Io come mamma sono entrata a far parte di questo gruppo e appunto da qualche anno sono anche diventata la referente dei volontari. Mi sono appassionata perché tendenzialmente mi piace tantissimo leggere a mio bambino. Quindi grazie a questo gruppo ho potuto poi leggere e portare questa bellezza e questa, diciamo, esperienza anche ad altre famiglie. Quindi per me Nati per Leggere è una cosa bella da fare nelle proprie famiglie. Quindi diciamo che vogliamo promuovere la lettura, sicuramente perché ha tanti vantaggi anche scientifici, perché i bambini imparano tendenzialmente prima a parlare, hanno proprio un rapporto con i genitori più approfondito, secondo me, più bello, perché comunque dedicare del tempo spegnendo la televisione, senza guardare il telefono, al proprio bambino e mettersi lì a guardare i libri, a volte inventarseli, perché ci sono dei libri magari che dopo entreremo nel dettaglio, dove non ci sono parole e quindi siamo noi a doverci inventare le storie, è proprio un dono meraviglioso che possiamo fare ai nostri figli. Quindi per me questo è quello che volevo far passare. Nati per Leggere è promuovere la bellezza di stare insieme con i propri bambini e leggere dei libri di qualità. Perfetto, Sara, grazie mille di questa bellissima e chiara introduzione e chiederei quindi, darei voce a Serena. Buongiorno. Allora, buongiorno Michela, buongiorno a tutti. Io posso solo aggiungere a quello che ha detto Sara la mia esperienza. Io parto come educatrice negli asili nido. Scopro come i bambini sono attirati da un libro, dalla lettura di un libro. E nasce poi la mia prima figlia e con lei scopro tutto ciò che è proprio i libri, già dai primi giorni di vita, ma già da quando era nella pancia. Io leggevo un sacco ad alta voce quando lei ancora era nella pancia e avevo dei riscontri con parecchi calci, parecchi movimenti. E quindi diceva se gli piacevano o no. Sì, più o meno. Esatto. Mi iscrivo poi a un corso appunto per volontari Nati per Leggere più o meno 5 anni fa e mi sono subito lanciata perché questo progetto, questo programma mi piace un sacco e quindi mi sono lanciata facendo letture in biblioteca Somma Lombardo. Finché poi non sono rimasta incinta del secondo bimbo e quindi vabbè, purtroppo le letture nella biblioteca di Somma sono fermate un pochettino, ma c'è la volontà di riprendere appena possibile. Bene, bene, molto bene questo. Allora, io ricordo proprio quando sono usciti un po' di manifesti in giro, anche vicino al comune, con scritto «Cercasi lettori».
per nati per legge, perché se si camminava per somma si vedevano appunto questa ricerca vicino al comune, lo ricordo. Io vi chiedo un po' quanto vi trovate in biblioteca, come si fa anche a diventare volontari e che cosa deve un po' spingere per unirsi al vostro gruppo, anche in quanti siete adesso. Allora, prendo un attimo la parola, Serena, poi aggiungi naturalmente. Certo. Allora, al momento siamo una quarantina divisi in diversi comuni, quindi veramente stiamo crescendo. Diciamo che poco prima di questa situazione, quindi alla fine di febbraio, abbiamo concluso un corso per volontari, perché per diventare volontari serve un corso. È un corso che ti fa innanzitutto conoscere che cos'è Nati per Leggere e ti aiuta anche a capire come promuoverlo e ti fa conoscere dei libri di qualità, perché molto spesso non abbiamo bene in mente quali sono le case editrici, quali sono i libri ed è una delle domande che i genitori ci fanno prevalentemente, quindi è importante conoscere il programma, ma è anche importante conoscere i libri. Quindi questo è, diciamo che serve una specie di patentino, chiamiamolo, quindi qualche ora di corso, in realtà si tratta di una giornata e mezza e con l'ultimo corso che abbiamo fatto abbiamo potuto diciamo formare una 25 persone tendenzialmente di tutti i comuni della zona, quindi abbiamo formato persone di Cassano, di Cardano, di Gallarate, di Somma, quindi diciamo che ci stiamo muovendo per allargarci, ma soprattutto per fare rete. Ci dicevi anche quanto ci troviamo. Allora, tendenzialmente col gruppo nuovo non abbiamo potuto trovarci molto, ma ci sentiamo veramente tanto grazie alle chat e alle mail e stiamo cercando di far comunque partire dei progetti, stiamo aiutando le biblioteche registrando alcuni messaggi, diciamo, di dove diamo delle informazioni sia ai genitori, quindi quali sono le basi di Nati per Leggere, quindi stiamo dando dei consigli ai genitori, ma allo stesso tempo stiamo fornendo delle letture. Alcune case editrici hanno dato il consenso per registrare proprio le letture dei libri e quindi ci stiamo muovendo anche in tal senso. Abbiamo veramente in cantiere tantissime idee, tantissime proposte, aspettiamo solo che ci permettano di ritornare nelle biblioteche e negli spazi, perché insomma appunto c'è stato lo scorso anno anche le letture al parco, quindi noi speriamo che appunto quest'estate si possa nuovamente tornare al parco e a leggere e rincontrare i bambini, che è quello che a cui teniamo veramente tanto, quindi questo è un po' quello che abbiamo in mente. Poi naturalmente aiutiamo le pediatre, quindi se alcune pediatre hanno bisogno andiamo, diciamo, nelle sale d'attesa delle pediatre e raccontiamo un po' ai genitori quanto è importante leggere. Andiamo anche nei centri vaccinali in modo tale da poter raggiungere tutte le realtà, anche i bambini che non frequentano il nido, anche persone che non parlano l'italiano e quindi cerchiamo di raggiungere un po' tutte le realtà. Questa cosa, Sara, è davvero molto bella, perché in questi giorni magari possiamo anche un po' riscoprire il tempo della lettura, che delle volte magari presi dalla frenesia invece non ci mettiamo lì a fare e invece dovremmo cercare di mantenere. E abbiamo anche scoperto, grazie a quello che ci state raccontando, che i libri fin addirittura da quando i bambini sono in pancia, come ci raccontava Serena, fanno bene, servono, no? Quindi immagino anche per il vocabolario dei bambini, per la creatività, per la parte di immaginazione, no? Come sviluppo proprio del bambino. Assolutamente. Allora, Vi chiedo anche allora se potete consigliarci a tutti i nostri ascoltatori, alle mamme e ai papà che ci stanno ascoltando, dei libri divisi per fasce d'età. Quindi magari uno si ritrova appunto con un bambino piccolo adesso a casa oppure appunto con bambini anche più grandi. E oltre a che tipo di libri legge, anche il come leggerli. Quindi lo spazio, che cura date anche allo spazio. Serena, cosa dici di questo? Aspettate che nel frattempo è arrivata mia figlia e mi sta interrompendo. Allora la salutiamo in diretta, la figlia.
Se vuole venirci a salutare. Ciao. Ciao. Ciao, come ti chiami? Giulia. Ciao Giulia, ti piace leggere? Sì. Bene, Giulia. Vado alla prima elementare e ho preso 14-10. Oh. Amore Giulia, meravigliosa. Parte che oltre alla lettura della mamma c'è anche la lettura individuale. Mamma? È certo. E un libro che ti piace, Giulia? Un libro che ti piace? Bastoncino. Bastoncino. Ah, bastoncino. Allora magari Giulia insieme alla mamma ce lo leggerai una sera per le coccole della buonanotte. Che dici? Lo leggi insieme a me una sera? Sì. Grazie Giulia. Allora, per quanto riguarda libri da leggere, si possono partire... Allora, innanzitutto deve essere un libro piacevole sia per il bambino, ma soprattutto per il genitore. Il genitore deve avere proprio piacere nel leggere, e anche il momento da scegliere per mettersi a leggere col proprio bambino deve essere un momento di tranquillità e un momento dove anche il genitore si può godere la lettura. E, allora, si può partire... Io, vabbè, quando Giulia era in pancia e quando Alessandro erano in pancia, leggevo letture da adulti. Era semplicemente il far sentire la mia voce al bimbo. E talvolta sceglievo delle filastrocche, ci sono dei libri proprio con filastrocche da leggere già da quando il bimbo è nella pancia. Una volta che il bimbo è nato, si può partire con le ninne nanne, con le filastrocche che già si riprendevano in gravidanza e che si possono riportare anche dopo. I primi libri da scegliere che si possono già proporre da quando il bambino inizia ad afferrare gli oggetti, quindi intorno ai 4, 5, 6 mesi, ovviamente non saranno utilizzati come libri inizialmente, saranno una scoperta. Si possono iniziare a prendere libri in bianco e nero, perché il confronto dell'immagine bianca sul nero, o il contrario, l'immagine nera sul bianco, è molto d'effetto sul bambino piccolo. E si possono leggere qualsiasi libro, perché il piacere del bambino, soprattutto nel primo anno di vita, è proprio il sentire la voce della mamma, del papà, della zia, della nonna, di chiunque gli sta passi del tempo con lui. Si può passare poi a piccole storie o libri con immagini. L'importante è che le immagini siano chiare, che siano belle immagini, e storie che devono piacere. Ci sono bambini che prediligono storie di animali, ci sono bambini che prediligono storie del quotidiano. Bisogna un po' adattarsi a ciò che al bambino piace. E si può poi continuare appunto con sempre aumentando il tempo di attenzione del bambino, perché ovviamente all'inizio il tempo di attenzione sarà minimo. E si può arrivare verso i 2-3 anni, dove anche una storia di 5 minuti può essere ben ascoltata, anzi potrebbe essere che poi la storia debba essere sempre la stessa storia ripetuta magari più volte in continuazione, e dove possono essere scelti vari libri. Il momento, ecco, sicuramente ci può stare nel rito della buonanotte. Però utilizzare la lettura come veramente un momento di nutrimento sia per il bambino che per il genitore. Sara, se vuoi aggiungere altro. Allora, magari diamo anche qualche titolo, così aiutiamo un po' i genitori. Allora, naturalmente quello che hai detto tu, relativamente alla differenza dei colori, soprattutto nei bambini molto piccoli, è fondamentale, perché i bambini non riconoscono ancora le figure quando sono molto molto piccoli. Per questo suggerisco una serie di libri di Tana Hoban. Uno ad esempio è Black and White, dove appunto ci sono queste immagini a contrasto, quindi bianco-nero o nero-bianco. Un altro libro che, diciamo, ci ha coccolato per diversi mesi a casa è Guarda che faccia, perché i bambini fin da piccolissimi
Hanno proprio in mente il volto del genitore nel momento in cui allatti o nel momento in cui gli fa il bagnetto, le coccole, hanno proprio il volto come riferimento. E in questo libro, Guarda che faccia della Giunti, ci sono una serie di bimbi, in realtà sono proprio delle foto di bimbi che ha fatto una pediatra, quindi sono molto semplici. E addirittura una cosa importante di questo libro è che ci sono 6 lingue, quindi il libro è utilizzabile veramente da tutti, quindi questi per la fascia proprio, io direi, fino ai 6 mesi. Passando un pochino dai 10 mesi all'anno e mezzo, così suggerisco un altro libro che veramente abbiamo mangiato in casa, ed è L'uccellino fa. È un, diciamo che è uno strumento per inventarsi poi anche delle storie o comunque per rendere musicali le parole. Vi faccio un esempio: c'è illustrata un'ape e dice l'ape fa bzzz. Un altro è la mosca fa bzzz. La tromba fa pepepe. Quindi è proprio un libro molto divertente e carino, e anche questo lo consiglio proprio dai 10 mesi in su. Un libro che voglio suggerirvi invece in questo momento in cui siamo a casa e non ci possiamo muovere più di tanto è un libro di Eric Carle e si chiama Dalla testa ai piedi, dove praticamente i bambini, ma anche i genitori, sono invitati a fare un po' di movimento. Vi leggo sempre qualche pagina e dice: io sono una giraffa e piego il collo, tu lo sai fare? E in questo, leggendo queste pagine, il bambino prova anche lui a fare un po' di movimento. Noi diciamo facciamo un po' di ginnastica quando lo leggiamo. Oppure dice: io sono un bisonte, sollevo le spalle, tu lo sai fare? Quindi questo è un libro molto divertente, diciamo, ci permette di fare un po' di ginnastica. Per la fascia un po' più grandini, quindi dai 3 anni, suggerisco diciamo i libri senza parole. Si chiama I libri delle stagioni di Rotraum Susan Berner, non so bene come si legga, e praticamente ci sono tutte le stagioni, quindi primavera, autunno, inverno ed estate, in più c'è la notte. Sono dei libri senza parole, ma che ci fanno entrare nelle case di questi cittadini, e ci si può veramente inventare la qualunque con i propri bambini. E questi libri sono veramente belli, ricchi, si chiamano proprio libri brulicanti perché sono carichi di storie, quindi vi consiglio questi dai 3 anni. Ma in realtà una cosa che vorrei dire è che molto spesso le case editrici ci danno un po' un'etichetta a livello di età, ma io invito veramente i genitori a sperimentare. Vi faccio un esempio: questo libro è consigliato dai 3 anni e così via, ma il mio bambino da un anno ci si tuffava dentro. Certo, non ne fruisce come un bambino di 3 anni, ma lo osserva e magari ritrova delle cose che lui conosce. Quindi vi invito proprio tutti i genitori a sperimentarsi, a divertirsi, come ha detto Serena, deve essere proprio un momento di coccole, un momento bello. E basta, concludo con A caccia dell'orso, che è un libro molto bello con una storia molto carina, lo consiglio dai 3 anni in su, ma cantato può essere usato anche dall'anno, dai 18 mesi diciamo in su. Per la canzone la trovate su YouTube veramente molto facilmente, ed è un libro molto bello con una storia molto carina. Allora, io ringrazio tantissimo Sara e Serena perché hanno dato davvero tanti spunti per leggere dei libri con i bambini da piccolissimi, proprio da piccolissimi. Questa cosa è molto molto bella, direi che questo gruppo è importante, e grazie del lavoro che state facendo, perché anche tutti i volontari che ci sono tanti i corsi che fate, e quindi così la lettura è proprio Nati per leggere, è proprio anche un bel nome, no? Per cosa siamo nati? Per leggere. È molto interessante. Volevo concludere con una domanda personale a tutte e due: qual è il vostro libro preferito? Tu. io in questo momento A caccia dell'orso, diciamo che i libri per bambini ormai sono diventati i miei libri preferiti.
Okay. Mi appoggio un po' a questo. E un altro che consiglio ai genitori invece, che si chiama Quando i grandi leggono i bambini, dove ci sono tanti spunti per i genitori, però in questo caso, quindi direi questi due. Grazie Sara, e tu Serena? Io vado con il titolo Noi siamo qui, e che è un libro che parla appunto della Terra, del nostro pianeta, e è un libro che leggo spessissimo con i miei bimbi, proprio per insegnargli ad amare il nostro pianeta. Sì, è un libro molto bello che abbiamo ascoltato qui alla radio in una delle scorse serate, perché questo Serena ci sta mandando appunto dei file audio, come potete fare tutti voi anche da casa, mandandoceli alla mail radiosommalibera@gmail.com, e se volete anche far parte di questo gruppo o scriverci le vostre impressioni, noi aspettiamo ovviamente le vostre mail e le vostre storie. Ringraziamo il gruppo Nati per Leggere, ringraziamo Sara e Serena, e che ci accompagneranno anche in diverse serate con altre storie, e salutiamo tutti gli ascoltatori che sono stati con noi anche oggi. Grazie Sara, grazie Serena, alla prossima. Grazie. E adesso un po' di buona musica. Fallen angel sings the sweetest song. A fallen angel sings the sweetest song. It dances across the sand in the saffron light of dawn. And this desert's made of bleaching bone and sin. This desert's made of bleaching bone and sin. There's a voice out in the wilderness, swept away by the wind. Forty days and nights out on the mountainside, not a single drop of mercy from the cloudless sky. Not a solitary rock of shelter for to rest my weary bones. Forty days of watching buzzards cross the sky. Forty nights listening to my mama cry. Oh mama, how much longer do I have to be alone? My mother prays and my father's bent with age. My mother prays and my father's bent with age. Why wage a phantom war? Why climb a hill I know will cause them pain? But this desert sun is burning in my soul. This desert sun is burning in my soul. What I'm searching for, I might never find. I know there'll be no angels from the heavens with their ivory wings. No bowing to a shadow on the open plain. No bread to cure this hunger, lost out in a land of dust and stone. Forty days of watching buzzards cross the sky, and the image of my mama when I said goodbye. Oh mama,
have to be alone. A fallen angel sings the sweetest song. A fallen angel sings the sweetest song. It dances across the sand in the saffron light of dawn. Abbiamo ascoltato Cloudless di Ben Bedford dal disco What We Lost e adesso una bellissima canzone, una preghiera in musica di Vinicio Capossela. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, non sono tornato. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà nel tempo, il tempo per partire, il tempo di restare, tempo di lasciare, il tempo di abbracciare, ricchezza e fortuna, in pena e in povertà, ne
gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore. Bellissima questa canzone di Vinicio Capossela, e ora vi diamo la buonanotte con un brano di Sergio Endrigo, Te lo leggo negli occhi, interpretato da Battiato. Buonanotte a tutti. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me, e nei tuoi occhi che piangono mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me, e nei tuoi occhi che piangono mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi. Resta insieme a me, tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei.